Vivo questo confronto con l'esperienza digitale tutti i santi giorni perché mio figlio ha 20 anni e quindi è un utilizzatore sfrenato di Sì. tecnologia. E per lui il concetto dei 5 secondi comincia già a essere troppo in termini Sì. no, di tempo, di aspettativa. Il problema poi è però che questo tipo di utenza non si chiede cosa ci sia effettivamente sotto, ma la vive proprio come utilizzatore, quindi vede soltanto la parte esposta e non tutto quello che poi crea e genera le problematiche che ha anche ovviamente messo sul tavolo Davide. Le reti oggi sono sicuramente sotto stress, hanno subito una richiesta in termini di performance, ma anche di estensione del perimetro che è senza precedenti rispetto al passato. E quello che noi vediamo oggi sostanzialmente essere l'anello più debole, il punto più debole sostanzialmente è la capacità di intercettare gli attacchi più evoluti, gli attacchi multivettoriali che elencava Davide, e del quale chiaramente io sono assolutamente in linea e d'accordo. Questa capacità di intercettare deve essere ovviamente portata molto più in alto, deve essere evoluta, introducendo una serie di elementi di cui si parla e parliamo da diverso tempo. Parliamo di introdurre elementi di machine learning, elementi di intelligenza artificiale, che sono sostanzialmente un aiuto, no? Sono proprio dei OTC ad elevare questa capacità a fronte anche delle performance che stanno crescendo in modo sostanziale. Ma non solo, quindi al di là di avere il contributo da queste tecnologie, poi dobbiamo anche far fronte ad attacchi mirati, ad attacchi non conosciuti, non noti, e quindi l'invito da parte nostra, ed è sul quale il punto sul quale stiamo lavorando con i nostri clienti, è proprio ragionare a come ingegnerizzare le reti, aumentando la visibilità, aumentando la capacità di reazione, aumentando la capacità in modo esponenziale di proattività in termini di reazione sugli attacchi, e quindi con la sandbox e quant'altro. Ultimo, non ultimo, mettiamo in campo chiaramente tutte le esperienze che abbiamo con i FortiGuard Labs, quindi i nostri centri di ricerca che sono integrati nelle soluzioni che noi proponiamo e che diventano poi un elemento estensivo della protezione del cliente al quale poi il cliente stesso va a riferirsi per ottenere quello che è il vero valore, quindi la ricerca, l'innovazione che facciamo e il supporto che riusciamo a dare. Tra l'altro il docente che ha fatto l'ingresso, l'anticipazione, parlava di rapporto CLUSIT. Ecco, uno degli elementi del CLUSIT siamo noi, quindi partecipiamo attivamente al rapporto e siamo, grazie al collega di Mattia, un'emanazione dei nostri FortiGuard Labs che proprio danno il contributo all'ente italiano per aumentare la consapevolezza e la pienezza dei dati che vengono rappresentati.